Pronti impossibile! Yo guys e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andrò ad affrontare un'altra challenge, il front impossibile. Questa challenge non l'ho vista da nessuna parte. Mi è venuta in mente, ho detto perché non provarla. Di cosa si tratta? Front impossibile sarebbe un raises da giù andando in posizione in 30 secondi e ritornando giù in 30 secondi per un totale di un minuto. Quindi è tostissima. Nella giornata di oggi farò 3 tentativi e terrò ovviamente il migliore. Questa sfida sarà molto ma molto tosta. Non penso di riuscire neanche a chiuderlo. Ed eccomi qua al parchetto, arrivato dopo 3 km in bici. Mi scaldo con il mio elastico e partiamo. Apro una piccola parentesi, il parco non è dei migliori, anzi non ci sto neanche, però per quel che devo fare oggi mi va bene, dato che è il più vicino a casa. Ok, direi di essere abbastanza pronto. Ho levato ogni tipo di zavorra, maglia e scarpe. Partiamo con il primo tentativo. We like to think we have some form of control still, making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. Well, does it matter, man? Autonomy is an illusion. Il primo tentativo è andato con circa 20 secondi, sono lontano 40 secondi dal front impossibile. Niente, faccio altri due tentativi per oggi e poi vedremo. Autonomy is an illusion. Ho il dorso in pump. Praticamente sono tutti tentativi da 20 secondi. Ora riposo per bene e riprovo l'ultimo. Terzo e ultimo tentativo. Almeno 30 secondi devo arrivarci. Dato che non mi sono nemmeno avvicinato alla metà del massimale con i primi tre tentativi, scalo qualche propedeutica e riprovo. In one leg provo 30 secondi, perché già mi sono bruciato il dorso prima. People can't even decide what color to wear or which burger to eat. What the f*** does it matter, man? Autonomy is an illusion. Se non ho contato male, gli ho fatto i 30 secondi. Niente ragazzi, non mi sono neanche avvicinato ad un minuto, ma neanche a 30 secondi, che sarebbe la metà. Niente, questa sfida penso sia già fallita, ma anche se dovessi riprovarlo il giorno dopo, aumenterei di qualche secondo, ma mai un minuto. E niente, ci vedremo il secondo giorno, che farò un altro tentativo, ma non del front impossibile, qualcosa di simile. L'esercizio che andrò a provare domani riguarda sempre il front, ma partendo da front già in posizione e facendo il pulse e ritornando, tutto ciò in 20 secondi. Quindi mi sono dato un tempo molto più basso di quello di oggi. Quindi salita in 10 secondi, un secondo di tenute su e ritornando in posizione, 10 secondi di negativa. Questa è già molto ma molto più fattibile, ma lo scopriremo domani. Eccoci qua al secondo giorno della sfida del front impossibile, della seconda variante, ovvero mantenendo la posizione del front e facendo il pulse in 10 secondi, con un secondo di tenuta nella parte alta e poi facendo altri 10 secondi nella negativa per un totale di 20 secondi. Non ci perdiamo troppo in chiacchiere e partiamo. Autonomy is an illusion.
Penso di aver completato i 20 secondi già al primo tentativo. Penso di aver fatto 20 secondi giusti, quindi direi che la sfida è completata. Il front impossibile, quello da un minuto, è abbastanza impossibile, quindi lo lasciamo da parte. E niente, il nostro video si conclude qua. Spero che vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un like e un commento e noi ci vedremo direttamente al prossimo video.